Zenit si è entrato da via Roma, quindi siamo al civico 32, la struttura, l'ufficio è composto in questo modo, qua siamo un po' nell'angolo di attesa, con queste due belle poltrone comode dove ci si può fermare, leggere magari qualche rivista e poi possiamo passare, una volta che c'è disponibilità a fare due parole, alla scrivania dove facciamo magari i primi colloqui, i primi approfondimenti sulle abitazioni, facciamo una sorta di appuntamento preliminare dove spulciamo, guardiamo tutte le abitazioni che sono in gestione e cerchiamo di capire, ascoltando molto, le richieste dei clienti. Una volta che troviamo, vi aiutiamo a cercare la casa che vi piace, l'approfondimento a livello di trattativa lo possiamo accogliere nella sala riunioni. Quindi abbiamo un'agenzia molto funzionale dove possiamo veramente dividere gli spazi e dividere le funzioni. Quindi qua diciamo il tavolo dove si può sedere anche in più di 6, dove possiamo fare dei contratti. Quindi immaginiamoci magari l'agenzia, l'agente immobiliare, la parte acquirente che può essere una coppia, la parte venditrice che può essere un'altra coppia, e quindi questo è un tavolo dove si sviscerano tutte le variabili che possono essere il prezzo, le tempistiche, gli accessori che rimangono nell'abitazione e tutto quello che concerne la parte economica di trattativa. E qua vengono stipulati i contratti. In questo momento qua possiamo prevedere che per mantenere a distanza più di 1 metro, le persone possono sedersi negli vari angoli del tavolo, e questa è la postazione principale, più seriosa, più seria dell'agenzia. Dopodiché, è stato bello aver contribuito alla ricerca della casa, è stato bello aver contribuito comunque al fatto che a chi voleva vendere la casa con un incarico è riuscito a centrare l'obiettivo, e questo ci permette di avere sempre di più delle soddisfazioni, di conoscere gente nuova e di avere delle collaborazioni anche per il futuro. Per esempio, te Claudia, sei stata un'esperienza diretta, ecco, quindi ci siamo conosciuti perché trovato casa tramite noi, e con questo è nata anche una collaborazione per la gestione dei social media. Ciao a tutti e speriamo di trovarci presto di persona.